Ciao, ben ritrovate, istantanee di felicità. Oggi volevo dare quattro consigli pratici per superare i sensi di colpa. I sensi di colpa non ci aiutano a vivere bene, spesso ci sentiamo inadeguati, senza ben mettere a fuoco perché ci sentiamo in questo stato. A volte è collegato al fatto di pensare di essere stati, tra virgolette, cattivi, non etici, di non essere stati vicino a qualcuno. Allora, andiamo per gradi e vediamo se noi pensiamo di aver fatto un errore, possiamo smetterla semplicemente di fare quell'errore, no? Se ci sembra che ci comportiamo male, magari con un nostro caro, smettiamo semplicemente di comportarci male. È un passo semplice, ma che mette la fine a poi il logorio del senso di colpa. Se noi pensiamo di poter rimediare, che è il secondo punto pratico che possiamo utilizzare, cerchiamo di rimediare, quindi magari stando vicino a quella persona, chiedendo scusa, comunque cerchiamo di rimediare. Se è una cosa che riguarda più il passato, non possiamo rimediare, dobbiamo perdonarci. È importantissimo perdonarci e usare parole d'amore nei nostri confronti. Se abbiamo sbagliato perché siamo venuti in questa vita, dico spesso che è la nostra scuola e dobbiamo imparare e quindi ci metteremo all'opera e cercheremo di imparare senza però avere parole negative e cattive nei nostri confronti. Noi facciamo per quello che riusciamo. E se ancora non riusciamo a liberarci dai sensi di colpa, cerchiamo di capire a che cosa sono legati, cioè fermiamoci. E vediamo se nella nostra mente non ci sono delle idealizzazioni, se fin da bambini non abbiamo cercato di compiacere qualcuno e quindi i nostri comportamenti non sono mai all'altezza di queste idealizzazioni per compiacere qualcuno, no? Magari sono idee che sono entrate nella nostra forma mentis dalle aspettative che potevano avere i nostri genitori, i nostri professori. Piccole cose non è che sempre devono essere dei grandi traumi. A me è capitato addirittura di avere un paziente che si sentiva in colpa perché era stato coinvolto in un tamponamento e lui era stato tamponato. Quindi di solito chi viene tamponato, no, non ha tutte queste responsabilità. Eppure, probabilmente per quello che lui pensava di essere, di dover essere pronto, di dover essere performante, nel momento in cui non è riuscito ad evitare questo incidente, si è sentito gravemente in colpa. Quindi l'altra cosa, l'ultimo punto che dobbiamo fare è fermarci e cercare di capire da cosa arriva questo senso di colpa, quale convinzione interna e profonda abbiamo e non dobbiamo più passare la nostra quotidianità preoccupandoci di essere delle persone brutte e inadeguate. Ricordiamoci che quello che possiamo fare nel frattempo che affiorano le nostre consapevolezze è cercare di vedere quali parole utilizziamo nei nostri confronti. Cerchiamo sempre di essere persone amorevoli. Grazie e alla prossima istantanea.